Se fai sport o attività fisica nel mondo del fitness, puoi anche vivere a Cagliari, a Milano, a Los Angeles o a Tokyo. La prima cosa che farai è sicuramente la stessa ovunque, ovvero il riscaldamento. Ma sai davvero cosa dicono le ricerche scientifiche su questo? Rimani con me, 2 minuti. Warm up, il riscaldamento. Allora, intanto, perché si chiama warm up? Beh, la storia è abbastanza lunga, parte dal 1945, quando due ricercatori, Asmussen e Nboye, dell'Università di Copenaghen, avevano pubblicato la prima evidenza scientifica che legava il warm up, quella fase di riscaldamento della temperatura, alla capacità di lavoro. E quindi si era dimostrato che con una temperatura leggermente più alta il nostro metabolismo poteva funzionare meglio. Allora, da una parte i ricercatori hanno iniziato a studiare questi effetti, dall'altra, ahimè, devo dire anche molto in Italia, hanno tradotto quella parola warm up come riscaldare su, quindi riscaldamento, come qualcosa che fosse sempre legata alla temperatura. E quindi nel mondo, mentre la ricerca andava magari anche in altre direzioni, si è tenuto conto di questo effetto, quindi si fa riscaldamento per riscaldarsi. Ma non è sempre così. Allora, in quest'altra review, poi ci sono tanti altri, ma vi consiglio queste perché già dagli anni 2000 sono state messe un po' a conto tutte le cose più importanti che poi alla fine fanno la differenza. Allora, warm up, sì, lasciamo questo nome, però non è detto che la temperatura serva sempre. Infatti ci sono degli effetti che sono legati alla temperatura, che possono essere anche molto importanti, ad esempio il rilascio dell'ossigeno dall'emoglobina, mioglobina, quindi diciamo si attacca e poi viene trasferita fino all'ultimo mitocondrio del nostro corpo, e poi anche la capacità di trasmissione dell'impulso nervoso, così come tutta un'altra serie di effetti che possono essere legati alla diminuzione della viscosità del muscolo, eccetera. Ma poi ci sono altri effetti che non sono legati all'aumento della temperatura, ad esempio l'aumentata quantità di volume di sangue ai muscoli, si passa dai 5 litri al minuto al riposo fino ai 25 litri quando il nostro corpo va molto veloce, ma non è detto che deve essere per forza un corpo ad alte temperature. E poi ci sono gli effetti legati al PAP, al post activation, nel senso noi possiamo attivare i muscoli ma non per questo fare un riscaldamento molto lungo che poi alla fine fa aumentare anche la temperatura interna del corpo. Pensateci, è diverso. E poi chiaramente gli aspetti mentali. Numerose evidenze scientifiche hanno dimostrato che, guarda caso, tutti gli atleti che hanno una routine mentale molto particolare, guardate chi è che vince ai mondiali e alle olimpiadi, hanno qualcosa di molto preciso che fanno. Ecco, le ricerche hanno evidenziato che gli atleti se lo fanno già nelle fasce giovanili, quindi hanno una grande attenzione e grande concentrazione durante il warm-up, guarda caso, poi saranno quelli che ritroveremo nelle fasi finali delle Olimpiadi dopo qualche decennio. Allora, quanto è importante il warm-up? Molte volte, ad esempio, se si fa la maratona, non è necessario, a volte è anche controproducente fare un warm up molto lungo che magari solleva la temperatura, perché quella gara richiede un core, una temperatura del core più bassa. E quindi a volte è meglio fare qualcosa di completamente diverso. E poi ci sono altri due aspetti da portarci a casa. Una cosa è il riscaldamento che facciamo pre-allenamento, e una cosa è il riscaldamento che facciamo pre-gara. Perché sono due riscaldamenti completamente diversi. Chi fa sport lo sa benissimo, che molte volte durante l'allenamento abbiamo i nostri tempi, possiamo partire quando vogliamo, possiamo diluire, eccetera. Ma quando c'è la gara dipende dagli sport, nei sport individuali, nei sport di combattimento, nei sport di squadra, ci sono delle regole diverse, molte volte abbiamo difficoltà a fare un riscaldamento esattamente come lo vorremmo, perché non c'è il tempo, dobbiamo andare in camera di chiamata, dobbiamo far vedere il cartellino, dobbiamo rispondere con la squadra, ci sono tante caratteristiche un po' particolari. Allora, quel giorno, proprio perché gli aspetti psicologici sono quasi il 50% dell'effetto finale del riscaldamento, quel giorno noi dovremo essere in condizioni. Allora, quante volte abbiamo fatto il riscaldamento della gara durante l'allenamento? Forse mai. E invece è importante farlo, perché in quel momento l'atleta deve sentirsi sicuro o sicura che ovviamente potrà vincere o far bene quella determinata gara. E poi non è che per forza bisogna andare alle Olimpiadi, anche insomma fare una bella prestazione fa bene a tutti, anche se dobbiamo fare una gara amatoriale primavera, estate, durante queste bellissime gare che ci sono in città, perché non farlo e perché non star bene? Quindi riscaldamento proviamolo sempre e comunque prima dell'allenamento,
ma alleniamo anche il riscaldamento della gara durante l'allenamento per chi ovviamente fa questo. Grazie, se vuoi condividere, abbiamo parlato sempre anche di evidenze scientifiche, ti invito anche a seguire il link che metterò qui sopra per farti un corso gratis di metodo scientifico, insomma per capire che cos'è questa ricerca scientifica. Io lo spiego sempre in un modo che sia abbastanza facile per farti capire che molte volte avere una opinione è diverso che sapere un dato oggettivo. Quindi va bene prima seguire le evidenze scientifiche e poi magari avere un'opinione dopo, ma avere un'opinione senza basarsi sulle evidenze scientifiche significa magari oggi nel 2018 continuare a pensare se la Terra è tonda o piatta. Di questo ne parliamo al bar. Ti aspetto online con il metodo scientifico nel mentre condividi se vuoi. Grazie, ciao.